Buongiorno, noi siamo Emilia e Giovanna, educatrici dell'asilo nido Francesca Morvillo. Oggi vorremmo proporvi l'esperienza di realizzare una scatola multiattività per favorire l'acquisizione da parte del bambino della motricità fine e del coordinamento occhio-mano. Perché secondo il pensiero montessoriano, attraverso la motricità fine, il bambino acquisisce il controllo motorio sui piccoli movimenti delle mani e delle dita che devono essere coordinati dalla visione, ed è questo appunto che prende il nome di coordinamento oculomano-mano. Le esperienze tattili e sensoriali sono molto importanti per i bambini quando esplorano sia da soli sia interagendo con coetanei e adulti. Da ciò nasce la condivisione dell'esperienza ludica. Pertanto, attraverso il gioco e la motricità fine, il bambino esplora, scopre, conosce, cresce. Quindi diventa autonomo. Voglio proporvi adesso una semplice attività, che però è un classico nei nostri asili ed è molto amata dal bambino, il gioco dei cartoni. Il bambino avrà colorato, usando i colori primari, degli anelli in legno e dei tubi. Quale sarà allora il gioco? È un gioco di associazione. Il bambino potrà associare gli anelli ai corrispondenti tubi. Ecco, il rosso, il verde, il giallo. Poi questi stessi anelli potranno essere usati per contare scorrendo lungo un tubo. Questo tubo, ecco, servirà anche per discriminare la diversità di materiali che noi abbiamo usato. Abbiamo la plastica, abbiamo il cartone. Adesso, con gli stessi tubi, noi faremo il classico gioco della matriosca. Cioè un tubo più grande infilato in quello più piccolo sottile, finché il bambino poi avrà scoperto cosa c'è successivamente. Questo stesso materiale, i tubi, serviranno per il gioco dei travasi. Noi abbiamo usato degli oggetti che vanno dal più leggero, soffice come un pompon, a quello un attimino più pesante come un tappo e infine una pallina in gomma, e questa è veramente pesante e fa anche rumore. Stessa cosa nell'altro tubo, finché passiamo ad un tubo trasparente. Questo serve perché il bambino possa rendersi conto visivamente della caduta degli oggetti e dove vanno a finire. Con il resto della bottiglia possiamo creare un'ulteriore occasione di gioco che permetterà nella quotidianità al bambino di imparare a svitare e ad avvitare un tappo. È altresì valido e utile allo stesso scopo. Possiamo usare anche delle lampadine. Possiamo farle prima colorare al bambino e poi possiamo invitarlo a svitarle e ad avvitarle nel portalampade apposito. Anche questo è un ottimo esercizio per la manualità ed è anche una semplice attività, oltre che un modo per riciclare appunto queste lampadine che non ci servono più. Adesso continuiamo con un gioco che in asilo i nostri bambini amano molto, il gioco delle collane di pasta. I bambini possono creare dei gioielli in pasta da regalare alla mamma. Stesso principio lo troviamo con delle biglie. Questo è un gioco che però ha bisogno di una buona motricità fine e una coordinazione oculo-manuale. Ecco, questo è il movimento con il pollice e l'indice che il bambino farà facendo scorrere
sia la pasta sia le biglie nell'apposito filo. Passiamo adesso alle mollette, il cui uso sembra facile ma non lo è. Guardate sempre le mie dita usando una pressione, il bambino aprirà e chiuderà la molletta infilandola poi nell'apposito sito. Un altro gioco che i bambini amano molto è il gioco degli oggetti sonori. Qui abbiamo un pesciolino, ad esempio, abbiamo una calamita, ecco, che il bambino potrà esplorare a piacimento, sia girandola, guardate il movimento delle mie mani, sia facendola battere per udirne il suono. A proposito di suono, se io nascondo il sonaglino e lo faccio suonare, da dove proviene il suono? Il bambino dovrà indovinarlo. E questo serve per la discriminazione dei suoni in uno spazio temporale. Adesso facciamo un altro gioco, il gioco del cucù. Facciamo scorrere una tendina, chiamiamola così, nell'apposito sostegno, sollevandola troveremo nel nostro caso dei simpatici animaletti, e questo è il piacere della scoperta. Ora un movimento che il bambino dovrà imparare, perché gli servirà molto presto nel gestire la propria autonomia nel vestirsi: il gioco della cerniera, in questo caso aprire e chiudere una cerniera. Però cosa troveremo dentro la borsetta? Troveremo dei bottoni di diversa grandezza e consistenza. Uno dei bottoni lo possiamo usare per infilarlo dentro l'asola. Ecco, questo movimento insieme a quello della cerniera che precedentemente abbiamo visto servirà al bambino per raggiungere la propria autonomia nel vestirsi e svestirsi e rendersi quindi indipendente. Noi tutte educatrici vi auguriamo una buona estate e un arrivederci a presto.